Thank you. Narra di un tempo in cui il reame noto come la Valle degli Antichi contasse città splendenti, paesaggi mozzafiato, il tutto alimentato da energia elementale. Ma proprio all'apice del suo splendore, Eldervale venne distrutta da un cataclisma di energia magica e da allora venne poco a poco dimenticata. La nostra fazione ora ci fa ritorno per imbrigliarne il potere, scoprire i suoi tesori e colonizzarla tramite insediamenti. Peccato, però, che di fazioni come la nostra, con cui sgomitare per il controllo, ce ne siano fino ad altre quattro. E non solo, ci si mettono anche i mostri ancora in agguato in queste terre. Premessa. Questa di Duelings of Eldervale è la Legendary Edition, quella prodotta in occasione del primo Kickstarter. Il gioco però sta per essere rieditato e quindi qui vi illustrerò la prossima versione standard, in cui ad esempio non trova posto questa bellezza. Saluta! Bravo! In ogni caso, nella versione standard c'è tutto quanto necessario e anche di più per godere di questo controllo del territorio a fazioni dei poteri variabili e con gestione delle risorse. Quelli bravi lo chiamano eh, Dude Zona Map e Tableau Building. Ma non è questo il posto? No, mm, decisamente non lo è. Zitto tu. Ogni giocatore sceglie quale fazione giocare tra le 16 raffigurate sulle 8 plance a doppia faccia. Di questa ne prende il 3, che contiene i tetti delle dimore, i dadi, i segnalini punteggio e le unità: Drago, Guerriero, Mago e Lavoratori. Di questi ultimi, i primi tre partono dall'area pronta. Nello stesso colore dispone anche della carta di partenza. Tutti, inoltre, partono con una risorsa per tipo, nei rispettivi spazi tra gemme, pergamene, pozioni, attrezzi e spade presi dai Trace. Le altre due risorse sono l'oro e le carte magia. Di queste ultime, ciascuno parte con una mano di 5. A partire dal primo giocatore scelto a caso e proseguendo in senso orario, ciascuno piazza uno dei propri segnalini sul numero del tracciato punteggio corrispondente al proprio ordine di turno. Un altro lo piazza sul primo spazio del potere elementale del proprio colore. Altri tre li tiene nei pressi. I giocatori scelgono altri due colori, e quindi elementi, e piazzano un orb in cima al tracciato di ogni elemento in gioco. Altri due orb vanno sui rispettivi spazi del tracciato Gloria. Nei Trace Dungeon si girano a faccia in su le carte porta dei soli mazzi avventura corrispondenti agli elementi in gioco, sotto i relativi segnalini tesoro divisi in quattro pile da tre. Degli elementi in gioco si selezionano il mostro, la sua carta e i tre reami elementali. Questi ultimi vanno tutti mescolati tra loro a costituire un'unica pila. Ne peschiamo in base al numero di partecipante ed ogni cuovo, cioè un reame con l'icona mostro oltre il primo, va sul fondo, rimpiazzato da un nuovo reame. I reami rivelati vanno mischiati alle rovine principali. Eldervale è composta da una configurazione casuale di queste tessere a faccia in su, dettata dal numero di giocatori. Ogni reame elementale ha uno o due spazi su cui partono scoperte pile da tre segnalini tesoro dello stesso elemento. L'eventuale covo, invece, ospita il mostro del suo elemento. Accanto, la pila dei reami elementali va sul trace degli scarti. I mostri hanno i loro dadi. Completano i componenti delle varianti, come quella in solitario, The Ghosts of Eldervale, che comprende le carte, il tabellone e le istruzioni. Quella del gigante di ghiaccio e della madre dei draghi, con i rispettivi stand, miniatura, carta ed esagono. La madre dei draghi conta anche sui segnalini Trove. Variante a parte è quella dei segnalini tattica. Oltre al regolamento c'è un appendice che dettaglia su razze, carte e mostri. Infine ad ogni giocatore un foglio aiuto con sequenza di turno, azioni, fasi di battaglia e punteggio finale. La partita si svolge in turni. A partire dal primo e proseguendo in senso orario, nel suo turno ciascuno esegue una di queste azioni. Il Blu opta per la prima. Deve scegliere un'unità dall'area pronta e piazzarla ad Elder Veil. Poiché non ha ancora unità in mappa, può piazzarla su qualsiasi esagono che non sia occupato da unità o mostri. Poi deve effettuare l'azione associata. Nel caso del Reame Elementale, colleziona nel suo tray il segnalino tesoro preso dalla cima di una delle pile. Come azione gratuita, in qualsiasi momento, anche in un turno avversario potrebbe scartarlo per convertirlo nelle risorse raffigurate. Se la pila fosse vuota, otterrebbe direttamente questa risorsa. 5 è il limite massimo che può possedere di ognuna, ad eccezione delle carte magia. Anche il rosso piazza un lavoratore su un esagono vuoto e sceglie la rovina Torre del Mago. Dovendo eseguirne l'azione, deve disporre di queste risorse per ottenere questo beneficio. Le casse stanno ad indicare qualsiasi risorsa, dunque ne paga due a scelta per pescare 3 carte magia. Poi deve scartarne una dalla mano, il limite di mano è 7. È proprio la quantità che gli consente di portare a termine la quest completare il libro. Con 7 carte in mano ottiene 3 punti vittoria. Le quest completate vanno sotto la plancia del giocatore. Incantesimi come distruzione invece sono giocabili come azione gratuita di turno. Possono avere anche un costo di lancio. In questo caso il giocatore dovrebbe pagare una gemma. Il rosso, però, possiede questo requisito minimo di potere elementale, ovvero ha almeno livello 1 dell'elemento fuoco. Tanto basta per giocare distruzione a costo 0. Gli avversari perdono un segnalino tesoro o due risorse, poi la scarta. La mano torna al blu, che con la stessa azione piazza un secondo lavoratore su un esagono che deve essere libero da proprie unità, ma adiacente ad una propria. Può essere anche un esagono occupato da un mostro o unità avversaria, ma sceglie la fortezza. Qui l'azione costringe a scambiare due risorse a scelta per due ori. Il rosso sul portale può evocare unità. I costi sono indicati sulla carta di partenza. Gli unici pagabili in risorse qualsiasi sono i lavoratori, nelle quantità pari ai buchi sul tray, per portare il quarto lavoratore in aria pronta dunque una sola risorsa. Il blu al mulino costruisce una dimora, su un reame elementale privo di dimore, con un proprio lavoratore paga il costo della dimora. Poiché l'oro è un jolly che è possibile spendere al posto di qualsiasi altra risorsa, paga una pergamena e due ori per piazzare un tetto del proprio colore sul lavoratore. D'ora in avanti non è più un'unità, ma una dimora, qui per il resto della partita. Con ciò avanza un suo segnalino punteggio di questo numero di livelli sul tracciato dell'elemento vento. Qualora fosse il primo a raggiungerne la cima, otterrebbe anche l'orb. Il rosso nel dungeon, innanzitutto, espande la mappa. Pesca la prima tessera dalla pila e la piazza adiacente ad almeno altre due. È un covo, quindi aggiunge sia la pila dei tesori che il mostro dell'elemento corrispondente. Poi ottiene una carta avventura tra quelle scoperte, ne paga il costo in risorse e la aggiunge al suo tableau di cui fa già parte la carta di partenza. Guadagna un livello sul tracciato elementale indicato dal sigillo. Potrebbe acquistare una seconda carta da un mazzo diverso. In alternativa Però ne sceglie una scoperta da piazzare in fondo al suo mazzo. Solo ora rivela le carte che rimpiazzano quelle appena tolte. Il Blu richiama le sue unità. Una alla volta piazza tutte le unità da Eldervale all'area pronta o sulle carte del suo tableau per effettuare le azioni nell'ordine che desidera. Il blu ha solo quella di partenza, l'unica che riporta più azioni. Alcune carte avventura conferiscono abilità passive che non richiedono l'impiego di unità. Se la carta raffigura un'unità specifica, solo quell'unità può attivarne l'azione. Nel nostro caso tutte raffigurano un lavoratore. In questo caso sono attivabili da qualsiasi unità, ma ciascuna può ospitarne una sola. Il blu ha solo lavoratori, e col primo sceglie di raccogliere, guadagnando una pozione. Con l'altro evoca il drago al costo di una gemma, di un oro che fa da gemma e di una pergamena, esattamente come si fa sul portale. Terminate le unità da richiamare, tornano tutte in area pronta. Al termine del suo primo richiamo, il giocatore sposta anche il suo ultimo segnalino punteggio libero sul primo spazio del tracciato Gloria. Qualche turno dopo, anche il rosso richiama. Con questa azione, costruisce una dimora, esattamente come si fa al mulino. Su questo reame elementale, paga due pozioni, guadagna un livello di caos e piazza il tetto sul laboratore. L'azione ci ricorda che nel costruire dimora il giocatore guadagna anche due punti vittoria per ogni rovina adiacente e per ogni dimora adiacente, propria o avversaria. Come azione gratuita del suo turno, in alternativa al convertirli in risorse, può mettere segnalini tesoro negli slot del suo tabù. Potrebbe così migliorare l'azione Raccogli, ma lo piazza su uno slot vuoto. In questo modo, quando vi richiama l'unità richiesta, non solo guadagna la risorsa raffigurata, ma anche quelle sullo slot. La particolarità delle porte è che le risorse del segnalino si guadagnano solo se il giocatore ha il più alto livello in assoluto sul relativo tracciato elementale, senza pareggi con gli altri. È possibile anche sostituire un segnalino, ma quello vecchio va scartato. Le ricompense a destra di una freccia si guadagnano solo se a sinistra c'è un segnalino che ne rappresenta il costo. Carte come l'ascia del taglialegna però possono ospitare anche un orb, che sta ad indicare costo zero per ottenere queste risorse, anche migliorabili. Le carte con l'icona orb in alto a sinistra hanno un effetto inutilizzabile o ancora più potente con l'orb, come il nido di viverna, che attivata dal drago dà due ori, se ha l'orb anche due punti vittoria. Il rosso ha acquistato anche un'aura. Sono carte collegabili ad altre, tranne quella di partenza, come azione gratuita, anche in un turno successivo all'acquisto. Ogni carta avventura può avere un'unica aura che la potenzia. Solo pagando nuovamente il costo dell'aura è possibile collegarla a un'altra. In alternativa all'utilizzo su specifiche carte avventura, sempre gratuitamente nel turno, l'orb può essere piazzato su uno spazio ricompensa per ottenere il beneficio che resta inaccessibile per il resto della partita. Il blu riprende il piazzamento in mappa. Draghi, maghi e guerrieri possono seguire regole di piazzamento speciali. In virtù della loro abilità aggressione, contrariamente ai lavoratori, i guerrieri possono piazzarsi su un esagono già occupato se sono i primi a entrare in mappa per la fazione. I draghi volano, dunque possono piazzarsi fino a due esagoni di distanza da unità amiche. I maghi col teletrasporto su qualunque esagono libero. In questo inizio pacifico, il piazzamento su un esagono occupato da un avversario o da un mostro non ha comportato battaglie. L'inizio pacifico, però, termina quando tutti hanno richiamato una prima volta, piazzando il segnalino sul tracciato Gloria. D'ora in avanti si innesca una battaglia ogni qual volta un'unità si piazza in un esagono già occupato da unità avversarie o da un mostro, o quando ci si piazza adiacenti a un mostro. In questo caso il mostro fa un rush in quell'esagono. Se più mostri sono adiacenti, il giocatore attivo ne sceglie solo uno che faccia rush. In questo esempio, il giocatore è attivo è il bianco. Piazza il lavoratore sul portale, occupato e adiacente al mostro. La battaglia dunque si innesca sia contro il verde che contro il mostro che invade. Ma si svolge sempre dopo aver risolto l'azione obbligatoria. Il bianco, dunque, ha modo di evocare il suo soldato per due attrezzi e una spada appena prima che abbia luogo la battaglia composta da queste fasi. Nella prima, a partire dall'avversario a sinistra del giocatore attivo e proseguendo in senso orario, le unità adiacenti possono unirsi alla battaglia. Il mostro invade in automatico. A sinistra del bianco è prima il rosso a decidere di aggiungere il suo drago e così il verde coi suoi due lavoratori. Ogni fazione, però, è caratterizzata da un potere speciale per due delle sue unità e i lavoratori del verde hanno l'arco lungo che consente di unirsi alla battaglia senza spostarsi. Chiude il giro lo stesso giocatore attivo, che richiama il suo lavoratore e con l'incantesimo polimorfo lo trasforma nel soldato appena evocato. A questo punto ogni fazione determina i propri dadi da tirare, fino al massimo dei 6 a disposizione, tenendo conto che ogni lavoratore e mago forniscono un dado, ogni soldato 2 ed ogni drago 3. Ogni propria dimora sull'esagono o adiacente aggiunge un dado. Il mostro invece lancia i dadi indicati dal suo valore di battaglia. Sempre a partire dal russo e a seguire fino al giocatore attivo bianco, ciascuno decide quante spade spendere per aggiungere un dado ciascuna. Nessuno lo fa e finalmente si tira. Ecco i risultati: il vincitore della battaglia è quello col singolo dado più alto. Tra gli eventuali pareggianti si confronta il loro secondo risultato più alto. Vince il russo, che ottiene gloria avanzando di un passo sul tracciato per guadagnare la ricompensa raffigurata. Quando si sconfigge un mostro, come in questo caso, in alternativa si può scegliere di avanzare su questo tracciato elementale, ma il russo ha preferito la gloria. Il mostro viene rimosso dal gioco. Con una sua vittoria sarebbe rimasto sul portale. Tutte le unità sconfitte invece sono condannate all'underworld. Premio di consolazione per i possessori è una spada per ogni unità caduta. Queste unità però non sono perse. Torneranno nell'area pronta al prossimo richiamo della fazione di appartenenza. Differentemente da quelle di ritorno da Eldervale però non potranno attivare carte avventura. I mostri hanno proprie abilità ed esistono effetti in gioco che consentono alle fazioni di dominarli. Quando ciò avviene il giocatore porta il mostro in aria pronta e ne aggiunge la carta al suo tabù. D'ora in avanti non farà più Rush, ma conterà tutti gli effetti come unità della fazione, dotata delle eventuali abilità di dominazione. In caso di sconfitta in battaglia non andrà nell'Underworld, sarà eliminato dal gioco. La partita termina quando un giocatore costruisce la sua sesta dimora o quando si pesca l'ultimo esagono. Verificatasi una delle due, tutti hanno un ultimo turno, compreso chi ha innescato il finale. Al termine, a quelli ottenuti in partita, tutti aggiungono i punti vittoria seguenti. Ogni orb inutilizzato vale un punto. Ciascuno somma i punti segnati accanto a ogni suo segnalino sui tracciati elementali. Ogni dimora vale tanti punti quanti quelli del segnalino sul tracciato elementale corrispondente al reame, a prescindere dal numero di sigilli. Ogni carta del tabù vale tanti punti quanti quelli del segnalino sul tracciato elementale corrispondente al sigillo. Tuttavia il giocatore può contare solo tre carte avventura scelta per ogni dimora costruita. Anche le carte Vault danno punti vittoria secondo la condizione riportata. E così le carte profezia, da rivelare solo a fine partita, vince chi ha più punti, spareggiando il numero di risorse residue. Quanta fuffa tra i materiali, vero? Eh no, non è fuffa. È quanto di più funzionale abbia mai visto nel confezionamento di un gioco da tavolo. E quante varianti ha? Già solo con i componenti base sono possibili partite 2 contro 2, condividendo carte avventura e magia. O ancora in fase di setup è possibile draftare le carte magia per un controllo maggiore. O ancora eh, si possono eliminare le carte avventura porta per evitare aperture ripetitive. Senza contare questo, che sempre la versione standard prevede anche i mostri supplementari Madre dei Draghi e Gigante del Gelo che introducono meccaniche nuove e tutte le varianti introdotte anche dalle versioni Deluxe e Legendary. Attenzione, parliamo di un controllo territorio ad alto fattore fortuna e nella pesca delle carte magia, potenti e situazionali, e nelle battaglie, risolte di fatto alla risico. Un intero esercito da sei dadi può essere tranquillamente spazzato via da un unico lavoratore che faccia sei. E quello di una spada per ogni unità che va nell'underworld è certamente solo un contentino. Ma la sconfitta poi non è così affossante. Consente pur sempre alle unità pronte di ripartire ovunque in mappa e non è poco. Ma dove si risolve principalmente due Links of Eldervale, è certamente il tablo building. È lì che si capitalizza il motore di risorse costruito. Signori, il piazzamento lavoratori ha assunto una nuova piacevolissima sfumatura bellica. E noi che ci siamo persi il primo Kickstarter, fra poco avremo una seconda chance per metterci le mani sopra.